Bella a tutti i miei slimes, qui al bentornati nel mio canale. Eccoci qui con un nuovo episodio di For The Youth e oggi andiamo ad ascoltare Integral degli ZT5. Come al solito, piccola intro per spiegare cos'è For The Youth, ma vi lascio il minutaggio in cui inizia la reaction se non vi interessa. È un format pensato per gli emergenti ed essenzialmente voi mi mandate i vostri pezzi e io li reacto. Il tutto non è gratis perché altrimenti uscirebbero questi video ogni giorno, quindi se siete davvero interessati mi scrivete sui social che trovate in descrizione e ci mettiamo d'accordo sul prezzo e quant'altro. E niente, poi ci accordiamo su tutto. Questi episodi usciranno una volta al mese ogni due e raggrupperò 5-6 singoli, quindi poi insomma in base alle richieste vediamo come fare, vediamo ogni quanto far uscire questo tipo di video. Ah, e prima che me ne scordo, in descrizione trovate anche i social degli artisti in questione, quindi in questo caso di ZT5, ma anche di Launcher Music e Molto Forte, che sarebbe il management. Perfetto, ora passiamo un po' a parlare degli artisti in questione. Chi sono gli ZT5? È un collettivo bergamasco nato nel 2020, sì, sto leggendo perché comunque non li conosco nemmeno io, ed essenzialmente il nome deriva dal prefisso 035 della città di Bergamo. In questo caso il brano è stato prodotto da Wisco, e spero di averlo pronunciato correttamente, che se masticate un po' di rap francese potreste conoscere perché è un produttore multiplatinato e molto importante, per esempio ha collaborato anche con Jul, e diciamo che le influenze, da quanto ho capito, di questa canzone dovrebbero essere proprio in stile Jul, quindi magari in Italia, ecco, per farmi un'idea un pochino più precisa, Rove, quella roba sempre molto molto ritmica. Poi Marza, da quanto ho capito, che è proprio uno dei membri del collettivo, ha origini francesi, quindi diciamo che questa cosa mi incuriosisce un po'. Detto questo, io direi che passerei proprio ad ascoltare la canzone. Ecco già la tag di Wisco. Ok. Bella la produzione. Ok. Ok. Ho tutti i miei amici ed ho solo un piano per farli felici. Ok. Il ritornello spinge. Prima che me ne dimentichi, chiaramente Integral fa riferimento proprio al casco integrale, che è quello che si usa per andare in moto tutto coperto, e chiaramente questo è un po' il concept di tutto il pezzo. La canzone non mi è dispiaciuta per niente, secondo me è una bella hit. Vabbè, come al solito vi faccio le mie premesse, ovvero quali: io non ascolto proprio rap francese, in generale anche questo tipo di sonorità non le ricerco, nel senso che comunque sono pezzi che se mi partono chiaramente mi fa sempre piacere ascoltare, perché comunque hanno questo ritmo incalzante che ti prende, però personalmente non ci sono in fissa. Nonostante questo, devo dire che questo brano mi è piaciuto veramente tanto, perché a livello di produzioni è on point, e vabbè, comunque visto chi l'ha prodotto ci può stare, ma allo stesso tempo tu sul beat ci devi saper stare, e loro due da questo punto di vista secondo me hanno fatto veramente un bel lavoro. Comunque i due in questo caso sono Marza e Cesar, quindi gli altri membri del gruppo non hanno partecipato insomma alla creazione di questo brano, però entrambi sono stati veramente bravi, non sono stati generici, comunque hanno messo il loro immaginario, chiaramente molto influenzato da quello francese. Per dire una puttanata su tutte, anche le citazioni a Benzema, che è chiaramente un attaccante francese che deve vincere il pallone d'oro quest'anno perché altrimenti io faccio il casino. E tra l'altro ne approfitto pure per dire Hala Madrid, visto che ieri ha vinto contro il Liverpool. Però tralasciando questa parentesi, sono stati bravi, sanno rappare, sono 2003, quindi sono anche giovanissimi, hanno un sacco di tempo per migliorare sotto ogni punto di vista e quant'altro. E quindi niente, mi è piaciuto davvero tanto sinceramente. Come avete avuto modo di sentire, le sonorità sono proprio quelle lì che vi dicevo nell'intro, quindi Jul per quanto riguarda la Francia, ma si assomigliano molto anche a Rove in Italia, anche se secondo me Rove ha un approccio un po' diverso. Questi sono un pochino più catchy da ascoltare, non che Rove non lo sia, perché comunque canzoni come Shakerando ti entrano subito in testa, però secondo me anche loro per quanto riguarda questo tipo di sonorità possono tranquillamente dire la loro. Purtroppo non ho trovato il testo da nessuna parte e mi sarebbe piaciuto leggerlo, perché comunque non ho capito ogni minima parte del brano a primo ascolto. Poi ancora una volta il ritornello è veramente super catchy, perché ti entra subito in testa dalla prima volta e ti dà anche proprio un'energia, insomma secondo me questa canzone messa in una serata può essere devastante. Non mi resta che chiedervi voi cosa ne pensate, la canzone vi è piaciuta, chi avete preferito tra i due, cosa ne pensate di questa wave, cosa ne pensate del gruppo, già li conoscevate o li avete conosciuti con questo video, insomma lasciatemi ogni tipo di considerazione qui sotto nei commenti. Se il video vi è piaciuto
chiaramente vi invito a lasciare un mi piace. Nel caso in cui non lo foste, mi raccomando, iscrivetevi al canale. Se lo siete già, attivate la campanellina così non vi perdete ogni reaction, ogni video che carico. Qui sotto in descrizione vi ricordo ancora una volta che trovate tutti i miei social, e quindi se volete contattarmi per questo tipo di reaction, scrivetemi su Instagram oppure all'email, ma anche i social dei ZT5 e di Launcher Music è molto forte. Condividete questo video con quanta più gente volete e potete, e noi ci vediamo ad un prossimo slap.